Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, e suo figlio è la salvezza. Gesù è la salvezza, Gesù è il Verbo, è la parola, è la verità, è la luce. Accogli Cristo nel tuo cuore. Accogli Gesù nel tuo cuore e inizierai una nuova vita, non solo un nuovo anno. A che ti serve iniziare un nuovo anno se hai un cuore vecchio, hai un cuore pieno di peccati? È così, cari. A che serve iniziare un nuovo anno se continuerai a vivere nella solita vecchia vita peccaminosa, una vita piena di peccati? A che ti serve iniziare un nuovo anno se continui a vivere nei vecchi peccati? Gesù ti vuole dare un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Ve lo diciamo con amore. Gesù vi vuole dare una nuova vita. Alleluia! Credete nel Signore. Avvicinatevi al Signore. È inutile, Signore, è inutile che sbatta la testa così. Siete voi nell'errore, non io. Io sto predicando la verità. È inutile che dite qua tante cose. Chi sono questi pazzi? Cosa? Questa è la verità. Nell'errore ci sono quelli che non credono. Nell'errore ci sono i ribelli. Nell'errore ci sono i malvagi. Ma noi predichiamo l'amore di Dio. Leggete il Vangelo. Leggete la parola di Gesù che vi vuole benedire. Cari, io vi sto parlando di un messaggio buono, un messaggio che fa del bene. Se tu credi, Gesù Cristo ti benedirà. Lui ti vuole benedire. Ti vuole salvare dal buio. Gesù Cristo ti vuole benedire, ti vuole salvare dalla perdizione, ti vuole liberare dalle maledizioni.